Buongiorno amici lontani e vicini, siamo al comune di Lipari con il sindaco Marco Giorgianni. Sindaco Giorgianni, a 2 mesi e mezzo dal suo insediamento, ecco, qual è il primo bilancio che si può fare alla luce anche del fatto che sicuramente non sono mancate le difficoltà? Ma intanto io ringrazio per l'opportunità, insomma, di avere con questo tipo di iniziative un'interlocuzione con i miei cittadini anche per fare dei bilanci, però onestamente il termine bilancio mi sembra un po' prematuro, nel senso che noi avevamo detto all'inizio del mio mandato che ci saremmo occupati nei primi mesi, cioè in quelli estivi, fondamentalmente di tutto quello che era utile e necessario per risistemare il paese, renderlo adeguato, renderlo presentabile. Questo stiamo facendo, non ci mancano altro tipo di iniziative, ma abbiamo rimandato chiaramente un bilancio sulla nostra attività a fine estate, quindi credo che in questo momento noi possiamo soltanto, più che di bilancio, possiamo fare soltanto un punto della situazione su ciò che stiamo facendo. Stiamo facendo quello che è sotto gli occhi di tutti, io credo che in questo, e almeno queste sono le notizie che mi arrivano da moltissimi cittadini, ci sia una soddisfazione generale per l'intervento dell'amministrazione, soprattutto per la pulizia del paese, per la presentabilità del paese, per quello che abbiamo fatto per recuperare a tanto periodo di degrado che onestamente era sotto gli occhi di tutti. Certamente, dico, tante iniziative le abbiamo iniziate e abbiamo rinviato, come dicevo, a settembre l'analisi di questioni, insomma, un po' più scottanti, come per esempio la riorganizzazione della struttura comunale, che è assolutamente necessaria, e quello che stiamo facendo ora è, come dicevo, la presentazione del paese in modo adeguato, una pulizia, una riorganizzazione, una sistemazione, e credo che da questo punto di vista, per l'amor di Dio, con tutti i limiti che ci sono in quello che uno fa, perché non sempre tutto è perfetto, tutto può essere migliorato, però dico, tra gli aspetti positivi e quelli negativi, io penso che in questo momento le isole, dico le isole perché non ci siamo limitati soltanto al Lipari Centro, soltanto al centro storico, le isole siano in una condizione assolutamente presentabile. Ecco, sindaco, però si ha l'impressione che da quando vi siete insediati vi siete un po' chiusi nel palazzo, cioè a dire, all'esterno si sa ben poco, eppure, ecco, è il caso per esempio della recente polemica che ci ha riguardato, un po' tutti scrivono, sollevano questioni, sollevano argomenti, chiedono anche risposte. Ma da questo punto di vista, ecco, perché non vi siete organizzati? L'amministrazione, la sua amministrazione sembra in un certo senso assente. No, guardi, questa la domanda io la interpreto come una provocazione, però è chiaro che io non sono assolutamente d'accordo. A proposito della polemica, io non ho fatto nessuna polemica, ho esternato un pensiero. La polemica, dico, se mi consentite, non lo voglio dire per fare altro polemica, ma semplicemente perché mi è stata fatta la domanda in questo modo. La polemica io non l'ho fatta, è stata fatta, ma io certamente non l'ho fatta. Non sono d'accordo che ci siamo chiusi. È sotto gli occhi di tutti, io dico, voglio dire una cosa molto chiaramente, io sono qui 24 ore al giorno, non ho messo orario di ricevimento, qualunque cittadino, ed è sotto gli occhi di tutti e chiunque lo può dire, si presenta qui e parla con il sindaco senza che gli venga addirittura fissato appuntamento. Certo, magari aspetta un po' se io sono impegnato, ma sono apertissimo al confronto con tutti, ne parlo in continuazione con tutti, chiunque ha qualcosa da chiedermi o da farmi notare rispetto a una carenza dell'amministrazione, io personalmente lo ascolto, quindi non credo di essere assolutamente chiuso. Devo dire una cosa, forse ci sono mancati i proclami, forse ci è mancata la pubblicità nel senso di fare dei comunicati stampa su ogni iniziativa che facciamo, può essere, ma questo noi l'abbiamo interpretato in modo diverso. Pensavamo che in questo momento, e lo penso ancora, non sia il momento delle fanfare e delle dichiarazioni, ma era il momento. Non si tratta di fanfare, no, si tratta di far sapere cosa accade nel palazzo, perché indubbiamente le iniziative ce ne saranno. Io, no? Io dico semplicemente che noi ci siamo concentrati sul lavoro, il sindaco è sempre stato a disposizione di tutti per parlare con tutti, anche il semplice cittadino. Voglio dire però una cosa, io non ho mai, e questo mi deve essere riconosciuto, levato merito e significato ai blog e ai siti, che tra l'altro fanno un ruolo fondamentale nell'informazione al Paese, però è pure vero che ci sono continui
richieste, continue comunicazioni rispetto alle quali un sindaco non può stare 24 ore al giorno vedendo quali sono le richieste, rispondere puntualmente a istanze che gli vengono nei blog ogni giorno. Non credo che nessun cittadino invece possa dire di aver fatto una comunicazione al sindaco senza che io gli abbia risposto formale. Il giornale online diventa anche un tramite, un ponte di collegamento fra il cittadino e il palazzo. Un esempio eloquente: l'altro giorno da Pirrera ci hanno segnalato che c'è un tubo in mezzo alla strada. Quindi cos'è, una nota negativa? No, è una segnalazione affinché si risolva un problema. Io non lo sto discutendo come nota negativa, ma non ci si può aspettare che il sindaco puntualmente ogni richiesta, dico anche di alcuni soggetti che sono un po' esasperati, che ogni richiesta giornalmente ponga delle risposte. Ci sono delle occasioni, una volta ogni 15 giorni, una volta ogni 10 giorni, ogni volta che per esempio voi, che tra l'altro rappresentate un punto di riferimento con il vostro blog, fate il punto della situazione e ponete una volta diverse domande, diverse questioni. Abbiamo avvicinato sindaco Euliani sparsi nel mondo e amanti sparsi nel mondo alle Eolie. Quindi voglio dire, questa opportunità sfruttiamola. Questo deve essere il senso che vogliamo comunicare. Io credo che il lavoro che fate voi, il sindaco non lo ridimensiona, ma non credo che sia neanche giusto ridimensionare il lavoro che fa il sindaco, perché così come voi avete avvicinato, a me non mancano le occasioni. Io ho continuato a vedere ogni giorno e ogni sera associazioni, gruppi di giornalisti, rappresentanti del mondo turistico, gruppi di persone, turisti eccellenti che si recano qui e che per me sono importantissimi anche come veicolo per promuovere la nostra immagine. Dico semplicemente che ci sono dei momenti nei quali un'amministrazione fa il punto della situazione e risponde. Non ci si può aspettare, questo è il mio punto di vista, io non ho il Vangelo nelle mani, ma è un punto di vista, e non ci si può aspettare che un'amministrazione però puntualmente a ogni domanda che gli viene posta ogni giorno, la sera si metta e risponda sistematicamente ai blog. Perché questo... Sindaco, mi perdoni, però sulle cose essenziali, sulle cose importanti, e sicuramente ce ne sono anche tante che vengono segnalate giornalmente, un punto della situazione potrebbe pure essere fatto. Ma il giornalmente secondo me è tecnicamente impossibile, ma poi questo è un punto di vista. E il giornalmente, un'amministrazione che giornalmente risponde a un blog, è una cosa che onestamente secondo me non è fattibile. Per quanto riguarda qualsiasi altro tipo di segnalazione fatta istituzionalmente, dovuto anche come risposta alla legge, dal punto di vista dell'amministrazione non è mai mancata. Io non credo di essere uno che non è portato al dialogo, al confronto, alla risposta. Dico, magari avrò altri difetti, ma non credo di essere un presuntuoso oppure uno che si arrocca su posizioni che tra l'altro non credo di detenere. Credo che c'è un momento per tutto e credo di non dover essere accusato, ma poi ognuno, dico, esprime il proprio parere. Non credo di dover essere accusato perché a delle questioni, seppur importanti, invece di rispondere quel giorno che mi vengono posto un determinato rimando per impegni che ho, che sto affrontando questioni molto importanti, rimando a un momento di sintesi successivo. Non credo in questo di volermi arroccare, non credo in questo. D'altro canto, anche come atteggiamento, dico, scusatemi, ma me lo dovete riconoscere, anche come atteggiamento io sono un sindaco che vive molto al comune, ma che vive anche molto in giro. La gente mi ferma sistematicamente, non credo di essermi mai posto rispetto a chi mi ha chiesto di puntualizzare un problema dicendogli no, non ne voglio parlare, o non è la sede, oppure ne parliamo al comune. Quindi a questa disponibilità, onestamente, l'accusa di essere uno che si arrocca e che non risponde è una cosa che onestamente mi duole, mi dispiace, perché non credo che sia così. Poi ognuno fa le proprie valutazioni e alla fine fa un sunto sul comportamento dell'amministrazione. Io difendo l'amministrazione pensando che onestamente non è un'amministrazione che si sta arroccando su posizioni difensive, è un'amministrazione invece che dialoga. Vabbè, comunque sono punti di vista. Allora, entriamo nel merito delle questioni più attuali di cui si sta dibattendo. Comune che in difficoltà a livello economico, non è una novità, tarda però ad essere istituita la tassa
di sbarco di 1,50 euro. Quindi per ora intascate solo un euro, no? Il ticket di un euro. Ecco, come mai questo ritardo? È assolutamente spiegabile, ve lo spiego immediatamente. Intanto il prossimo consiglio, non il primo, ma il secondo, che è già in fase di convocazione, ci sarà la tassa di sbarco, soltanto per la differenza dello 0,50. Il motivo è stato semplicemente questo. Era mia intenzione, così come avevo detto fin dal primo momento anche in campagna elettorale, di annullare, perché non voglio sovrapporre, pur potendolo fare, l'euro 50 della tassa di sbarco all'euro di accesso per l'emergenza Stromboli. Quindi era mia intenzione sostituire con la tassa di sbarco, perché entrava nel bilancio comunale. Ho chiesto parecchi appuntamenti al commissario per l'emergenza, per chiedergli anche se potevo, indipendentemente dall'esistenza dell'ordinanza in corso, chiudere la contabilità e annullare contestualmente all'entrata della nuova tassa, se il Consiglio la vorrà accettare, annullare il ticket di ingresso. Purtroppo questi appuntamenti mi sono stati rinviati per gli evidenti motivi del commissario, il problema dei terremoti e tutto il resto. Visto che questi appuntamenti ora, tra l'altro, mi dovrebbero essere confermati per fine mese a Roma, visto che si protraevano i tempi che noi immaginavamo invece molto più brevi, perché mi sono stati fissati questi appuntamenti già all'inizio del mese scorso, poi rinviati per i motivi che vi ho detto, abbiamo deciso di andare in Consiglio Comunale chiedendo al Consiglio Comunale di adottare soltanto lo 0,50, ma semplicemente perché volevamo fin dall'inizio sostituire l'euro con l'euro 50 della tassa di sbarco. Quindi non c'è stata una volontà dilatoria. Devo pure essere onesto fino in fondo e dire che io a questo sono stato costretto. Perché? Perché ci sono degli impegni di spesa anche non fatti da me, rispetto ai quali che io devo coprire degli incassi nella gestione precedente. Non dico che il commissario precedente abbia speso più di quello che aveva incassato, però molti dei soldi che dovevano entrare da quelli incassati sono crediti che non sappiamo se esigibili o inesigibili, perché non sono stati pagati. Abbiamo avviato tutte quante le procedure per il recupero, però non sappiamo se riusciremo a esigerli, o le società, per esempio, faccio un esempio, falliscono. Quindi io, per chiudere una contabilità non mia, non spese mie, per chiudere una contabilità ed essere sicuro di chiuderla al commissario in modo adeguato, ho dovuto continuare con quella tassa, la tassa dell'emergenza Stromboli, per pareggiare gli impegni che avevamo preso come commissario, diciamo, non come ente. Quindi non c'è stata nessuna scelta, ma un atto dovuto per chiudere formalmente la situazione. Il prossimo Consiglio Comunale chiederemo al prossimo Consiglio Comunale l'adozione dello 0,50 e continueremo con un euro dell'emergenza Stromboli fin quando il commissario non mi autorizzerà a chiudere quella contabilità. Veniamo al Consiglio Comunale di domani. Al primo punto, l'eventuale incompatibilità di alcuni consiglieri comunali. Nella nota botta e risposta fra l'ex vice sindaco Giulio China e il segretario generale Lidia De Gregorio, insomma, non si dice se c'è o meno questa incompatibilità. Si lascia quindi ancora, si è in attesa del chiarimento da parte dell'ufficio legale e soprattutto dell'avvocato incaricato. Ma secondo lei qual è la situazione? C'è o non c'è? Allora, io credo che il segretario abbia risposto bene, ma perché? Non perché ho una visione di parte. Perché il segretario esprime una procedura, dopodiché chi si esprime sulla compatibilità o l'incompatibilità è il Consiglio Comunale. Anche questo, vede, il fatto che per esempio ci sono state anche delle domande, sembra che l'amministrazione non volesse rispondere. Ma dico, l'amministrazione in questa storia non ha nessun ruolo ed è un'invasione di campo, quindi la scelta di non rispondere da parte del sindaco, io ora le posso dare la mia opinione personale, ma è un'opinione... È questo che si chiedeva... È il capo del comune, sì, per cui insomma... È un'opinione personale che rischia oltretutto di invadere il campo altrui. Dal mio punto di vista, per le notizie che ho io, il presidente non ha nessuna incompatibilità, però è pure vero che questo non lo deve dire il sindaco all'amministrazione e non deve essere interpretato come una cosa che dice un'istituzione, è un parere personale, perché su questo si esprime il Consiglio Comunale. Devo dire pure che su questo c'è molta confusione, nel senso che voi parlate di incompatibilità.
Di fatto l'incompatibilità sollevata in questo momento è una, perché non può valere il principio, sempre come parere, perché non voglio fare invasioni di campo, come parere personale, non può valere il principio quando si chiede il controllo generale su tutti i consiglieri, su tutti i loro parenti, su tutte. Questa è un'indagine ispettiva che è di fatto impraticabile, anche perché ogni consigliere comunale, nel momento in cui viene eletto, fa una dichiarazione e dice, è un giuramento, e dice: io sono compatibile. Fino a quando non c'è la richiesta di una verifica specifica su quell'atto, cioè su quel, una, che non si dica di verificare se quel giuramento è stato falso, cioè se quel il consigliere comunale ha detto il bisogna dare per scontato che quando uno giura, giura il vero. Di conseguenza l'incompatibilità prevista dalle norme della legge può essere sollecitata, verificata, tra l'altro dal Consiglio Comunale e non dagli uffici, può essere sollecitata su una richiesta specifica, come è avvenuto per il Presidente. Io tra l'altro ringrazio il Presidente che ha fatto una scelta. Noi abbiamo dato al Presidente, anche in questo per esempio magari siamo sembrati un po' forse con scarsa attività, no? Perché uno non ha visto in Consiglio Comunale chissà quale proposta. Io abbiamo pagato un costo per questo, ma secondo me il Presidente ha fatto una scelta giusta, cioè noi abbiamo trasferito diversi argomenti. Il Presidente ha scelto di convocare un primo consiglio comunale dove c'è la sua incompatibilità e poi presunta, giusto? E poi atti dovuti di gente che aspetta del denaro per lavoro fatto, quindi mi sembra doveroso da parte sua non farle aspettare oltre, e dire: intanto io voglio sfatare ogni dubbio, perché non mi voglio sedere al tavolo della Presidenza prima che si capisca veramente se io sono compatibile o non compatibile. Quindi, tra l'altro ha già percepito, giusto, pure uno stipendio. Giusto, quindi dice: prima chiariamo questa cosa, dopodiché tutti gli altri argomenti che l'amministrazione già ha prodotto, perché ci sono agli atti del Consiglio Comunale le richieste di una decina di punti, 8, 7, non mi ricordo quanti, anche secondo me importanti, che dimostrano l'attività fatta dall'amministrazione, questi li chiariremo quando saremo seduti tutti in un Consiglio Comunale dove non c'è il pettegolezzo, il dubbio di chi è incompatibile o incompatibile. Quindi secondo me questa è stata una scelta giusta, verificheremo in questo Consiglio Comunale cosa avrà da dire il Consiglio Comunale sull'incompatibilità e andremo avanti. Io trovo che sia una polemica un po' esagerata. Veniamo alle altre questioni. L'ex villetta di Silvano salta la macchia. Quando verrà immessa in possesso da parte del comune? Allora, io su questo dico, ci sono gli atti che parlano, io ho il massimo rispetto per i ruoli di ognuno. Io faccio il sindaco e negli atti che il sindaco, da quando è stato eletto, ha fatto diverse comunicazioni, ha sollecitato e ha chiesto un impegno degli uffici, non però soltanto, devo essere onesto, non soltanto per la villetta di Saltalamacchia, che è sotto gli occhi di tutti, sì. Perché il signor Saltalamacchia, giustamente, dal suo punto di vista, essendo un cittadino che pensa di aver avuto leso un diritto, è più attenzionato a questa cosa. Anche perché c'è il caso clamoroso e anche eclatante che c'è un inquilino abusivo all'interno. Interno. Quello, abusivo o non abusivo, questo, quello che sto dicendo io è questo, quello di Saltalamacchia è più evidente. Il sindaco di Lipari ha sollecitato e continua a sollecitare, ed è su questo veramente molto determinato, affinché gli uffici, nel rispetto delle procedure però che non deve fare il sindaco, devono fare gli uffici, siano velocissimi su questo. Le devo dire però una cosa, molto onestamente, dire che noi siamo in ritardo su questo, oppure ricevere per esempio da parte del vice sindaco uscente, che è stato vice sindaco 5 anni ed è stato anche l'assessore a questo ramo, una sollecitazione alla Corte dei Conti come se faccia apparire questa amministrazione che è qui da 2 mesi in ritardo rispetto a cose che potevano essere fatte nei 5 anni precedenti. È evidente, voi rispondete per i 2 mesi, non c'è dubbio, però mi perdoni sindaco, ma qual è l'ostacolo? Perché voglio dire, anche l'ex sindaco Mariano Bruno sollecitava gli uffici, anche l'ex vice sindaco Giulio China sollecitava gli uffici. C'è un'inchiesta fra l'altro anche da parte della Procura della Repubblica, sono stati sequestrati atti, mi pare, da parte dei carabinieri. Cioè, un ostacolo immagino ci sarà. Qual è? Se l'è posto questo interrogativo? Io me lo sono posto, ci sono da parte degli uffici una richiesta all'avvocato rispetto a una procedura in corso, io ho sollecitato sia questa risposta, credo che questo sia l'atto finale, quindi non ci vedo ulteriori ostacoli e sono molto fiducioso che nonostante a noi in 2 mesi viene addebitato un ritardo, io penso che invece in tempi molto brevi noi riusciremo a dimostrare che l'amministrazione su questo è stata puntuale, interessata e che riuscirà a raggiungere l'obiettivo. Aspetto
idrico. Si è parlato di una convenzione tra l'ufficio idrico e un avvocato di Milazzo. È vero o non è vera questa notizia? La convenzione si parla fino al 30 giugno, poi non si sa se è stata rinnovata o meno. Lei ha avuto modo di chiarirla questa situazione? C'è un avvocato a cui l'incarico era stato dato precedentemente. Io ho chiamato il dirigente su questo. L'avvocato Malfa? Sì, l'avvocato Malfa. Tra l'altro, nello stesso tempo era stato dato, anche se devo essere onesto, per due materie diverse: uno per la difesa, diciamo, dei contenziosi dell'ufficio idrico, era stato incaricato questo avvocato. C'è l'avvocato Natoli, invece, sempre nella precedente amministrazione, che era stato incaricato per il recupero dei crediti. Io ho avuto modo, nel mio ruolo di amministratore, diciamo, in questi due mesi che sono arrivato, avendo avuto queste notizie, di chiamare il dirigente, di chiedere l'attività di questi due professionisti, mi è stata descritta dal dirigente come adeguata negli interessi dell'ente. Quello che ho fatto in più è stato quello di dare disposizione al dirigente di convocare entrambi, e lo faremo in questi giorni, di convocare entrambi gli avvocati per vedere il punto della situazione, se ci sono sovrapposizioni o meno di incarichi, oppure se, come mi è stato descritto, svolgono due ruoli diversi. L'unica cosa da dire e che ho da dire su questo è, sospettando, diciamo, questa convocazione, devo essere anche in questo molto onesto, che dovevo fare già la settimana scorsa, avevo già dato incarico al dirigente di farlo, ho chiesto io di spostarlo fra un paio di giorni perché ho avuto degli impegni istituzionali e non sono riuscito a mantenere io l'appuntamento. Questa settimana la faremo per capire il ruolo svolto da tutti e due gli avvocati, anche se formalmente hanno due incarichi diversi. Ma mi perdoni, sono incarichi o per esempio l'avvocato Malfa ha avuto una convenzione? Sono delle convenzioni per seguire una materia. Io devo dire che al dirigente, a me sia formalmente che informalmente, ha spiegato che il ruolo di entrambi gli avvocati è molto funzionale e soddisfacente rispetto a quello. Io devo dire che, indipendentemente dal rispetto dei ruoli e dal fatto che il dirigente me l'ha descritto così, io ho chiesto momento di verifica, perché come amministrazione me ne voglio rendere conto di persona, indipendentemente dal fatto che gli uffici me la presentano come una cosa adeguata agli interessi dell'ente. A proposito di acqua, è vera la notizia che circola che per alcune strutture sul costo dell'acqua ci sarebbe un risparmio del 50% e anche per alcuni personaggi cosiddetti importanti? Assolutamente, questo non mi risulta, ma lei deve capire che quando mi fa una domanda del genere, che se io dovessi avere una notizia del genere, la prima cosa che farei è andare dai carabinieri. Infatti. Perché voglio dire, io dico, come amministrazione possiamo avere i nostri limiti e i nostri difetti, ma questi sono meccanismi e procedure che assolutamente sulla quale io penso di essere particolarmente attento. Ho sentito qualche pettegolezzo in giro in questo senso, ma l'ho sentito come sento tutto, diciamo, camminando nel corso, sto facendo le verifiche, ma le verifiche dovute a un'amministrazione che su questo vuole essere molto scrupolosa. Molto scrupolosa, ma su questi argomenti non credo che noi siamo assolutamente deficienti, ma molto attenti invece. E Filicudi, ci sono sempre lamentele e polemiche per questa agenzia distante 12 chilometri da Pecorine al porto principale che ancora continua a non essere smantellato. Si era parlato di poco tempo per smantellare i vecchi cassoni, solo che mi pare c'è un problema economico, no? Sì. Chi è che deve pagare? Sì. Ma al di là del problema economico, noi anche in questo c'è un fatto rispetto a questi lavori, come sono stati condotti, come sono stati organizzati. Parlo sempre del passato e i danni che hanno fatto all'isola. Io come amministrazione sono andato a dirlo pure a Filicudi, avevo un obiettivo. Il primo obiettivo era quello di ridare l'ormeggio all'isola, che è una cosa di una gravità terribile. Dopodiché approfondiremo come sono stati fatti, se ci sono responsabilità. Cioè, 800.000 euro, è chiaro, si sono buttati a mare. Secondo me ci sono tutte, l'amministrazione non mancherà di fare gli approfondimenti, abbiamo già iniziato in questo. Devo dire che abbiamo fatto la diffida alla ditta di già 15 giorni fa, la diffida della ditta di ripristinare i luoghi, a questa diffida per problemi economici, ma che dal mio punto di vista non c'entrò niente con la diffida che aveva fatto il RUP di svolgere e di adeguare e ripristinare i luoghi. La ditta non ha eseguito. Perché vuole essere pagata? Perché vuole essere pagata, ma questo non attiene all'amministrazione, questo attiene a un rapporto con la regione e a dei trasferimenti che dovevano essere fatti alla regione, ma come sappiamo le condizioni della regione
hanno rallentato i pagamenti non soltanto in questo caso ma in tanti casi. Ora io le capisco tutte le necessità della ditta, ma io faccio il sindaco, devo difendere il mio territorio e non mi posso preoccupare delle necessità di ogni singola ditta. Quello che abbiamo fatto è stato quello di promuovere attraverso i tecnici, quelli che dovevano svolgere questo ruolo, la verifica, che hanno fatto la diffida non è stata eseguita e noi puntualmente abbiamo chiesto ai tecnici cosa che è stata fatta, di fare una richiesta di 5 preventivi per eseguire le opere in danno comunque e ripristinare i luoghi. Questi inviti sono stati fatti, se la notizia potrei pure confermarvela più tardi, oggi dovevano aprire le buste dei preventivi per affidare immediatamente il ripristino dei lavori, facendo quindi quello che ci eravamo prefissati di fare. Per quanto riguarda l'agenzia, io ho scritto all'agenzia, ho scritto alle società, ho scritto a tutti, devo essere chiaro su questo. Il rallentamento, anche perché trasferire un'agenzia, ma non è un problema mio questo. Non è una cosa che si fa in 2 minuti, ma è chiaro che ho diffidato le società a eseguire questi lavori. Se si è perso qualche settimana in più, si è persa perché onestamente nel momento in cui stavamo aspettando, sia noi che le società, molto onestamente, di vedere se veramente i lavori venivano fatti, se ripristinava l'ormeggio, perché per quanto riguarda la previsione di questi lavori per ripristinare l'ormeggio una volta che iniziano, e io spero che dopo che oggi apriranno le buste noi entro la settimana potremmo iniziare, e una volta che iniziano questi lavori, i lavori previsti, questo me lo dicono i tecnici, non sono più di una settimana per ripristinare. Entro agosto potrebbe essere di nuovo funzionale il porto principale. Onestamente trasferire un'agenzia e poi una settimana dopo riportarla dov'era non è una cosa, voglio dire, che si fa tutti i giorni. Con la stessa chiarezza voglio dire che questo è l'iter che stiamo seguendo, ma se dovesse succedere qualsiasi altra cosa che rallenta ulteriormente i tempi o rende impossibile il ripristino del porto, è chiaro che la determinazione dell'amministrazione rispetto alle agenzie sarà diversa e sarà anche una richiesta di approntare immediatamente le agenzie nell'altro scalo, visto che non ci sono prospettive di soluzione. Siamo stati un po', usiamo il termine, più morbidi perché eravamo convinti e siamo convinti fino a oggi ancora che ripristinare il porto principale era una cosa possibile che può avvenire in tempi decenti. Società Lipari Porto, ci sono novità o è tutto fermo? Per esempio i due componenti nominati dalla vecchia giunta sono ancora in carica oppure hanno presentato le dimissioni? Io ho avuto un'interlocuzione con il presidente della società Lipari Porto che molto onestamente mi ha dato la disponibilità, insomma, anche se in questo momento non è stato fatto formalmente, a vedere e discutere la sua posizione. Io questo era un principio che volevo si sancisse, però siccome io non confermo tutto quello che ho detto, cioè nel senso che l'amministrazione si sentirà rappresentata meglio quando avrà delle persone che la rappresentano, senza entrare nel merito delle donne. Saranno sostituiti. Però onestamente questo tema importantissimo è un tema che noi ci siamo prefissati di affrontare a settembre e certamente non nei mesi estivi, quindi non ho la fretta di dover sancire, una volta avuta la disponibilità del Presidente, non ho la fretta di dover sancire la presenza dell'amministrazione. Noi abbiamo già inviato alla società che con noi socio, alla Lipari Porto. Tra l'altro ho saputo, mi confermi se è vero che vi siete sentiti con l'amministratore delegato, fatto una telefonata, Tomarelli? Stavo dicendo assolutamente questo, che anche se le forme istituzionali sono altre, le stiamo rimandando a settembre, io a differenza dell'ultima volta che noi ci eravamo sentiti ho avuto modo di sentirli, ribadendo la posizione dell'amministrazione, dicendo un ridimensionamento è un'opportunità per il territorio, a noi non ci vede dispiaciuti, ma certamente quel progetto stravolgente su Marina Lunga è una cosa che non condividiamo e quindi ognuno poi deve fare il proprio mestiere, loro fanno gli imprenditori, io faccio il sindaco e non crediamo come amministrazione che sia produttiva quell'ipotesi. Quindi abbiamo rimandato a un momento di verifica a settembre, questo lo sto dicendo semplicemente perché rispetto all'ultima volta che me l'avete chiesto c'è stata una novità, anche se non formale, e io non sono abituato, diciamo, a nascondere anche interlocuzioni non formali che ho con i miei interlocutori.
Ma è evidente che questo progetto è anche un progetto cosiddetto politico, perché Condotte d'Acque significa anche Caltagirone, Caltagirone significa anche Casini, Casini significa D'Alia, D'Alia significa anche Giorgianni, e quindi? E quindi Giorgianni significa, usando le sue parole, Giorgianni significa D'Alia, D'Alia significa Casini, ma questo, io oggi faccio il sindaco di Lipari, prima di ogni altra cosa, prima di qualsiasi appartenenza politica, però voglio, anche in questo me ne dovete dare atto, Giorgianni significava D'Alia molto di più quando non ero sindaco, anche prima, ma questo non mi ha impedito di schierarmi contro anche prima a un'opera che io non credo sia produttiva per il nostro paese. Di conseguenza, se la mia opinione e questo legame con D'Alia e l'affettuosità che io ho rispetto al senatore D'Alia era verissima prima, lo è vera anche oggi, non condiziona in nessun caso quello che io penso rispetto al bene del paese. Devo dire per una cosa, che D'Alia in questo ha dimostrato di avere un contatto col territorio e di saper recepire le istanze. Fra l'altro aveva preso pure posizioni all'epoca. Saper recepire al di là della politica le istanze del territorio, tant'è vero che l'unica interrogazione al Senato su questo argomento è presentata proprio da D'Alia, che evidentemente ha capito quando gli è stato presentato il problema che il territorio voleva una cosa diversa e, così come il suo dovere, ha portato avanti la istanza che veniva dal territorio al di là della sua appartenenza. Quindi va dato merito. Io non credo di essere come sindaco condizionato in questo da niente. L'ultima cosa, il rimpasto politico. C'è l'avvocato Gaetano Orto che si sta riscaldando. Su questo, anche su questo, credo che siate un po' tutti troppo preoccupati, nel senso che la mia amministrazione è questa. Io lo devo dire al di là del fatto che sono sindaco di questa amministrazione, io ne vado fierissimo di questa amministrazione. Cioè, è contento del comportamento dei suoi assessori, siete allineati e coperti, non ci sono divergenze di vedute, anche se in qualche riunione un assessore diceva una cosa, qualche altro assessore diceva un'altra cosa, mi riferisco a San Bartolo. Sono assolutamente contento dell'operato dei miei assessori. I miei assessori hanno, tra l'altro, in alcuni casi il merito, l'ingenuità forse, il merito. Alcune, due in modo particolare, non essendo molto abituati a fare politica, ma essendo riconosciuto da questi, da questo, da tutto il paese, essendo invece molto attivi e lavorando dalla mattina alla sera, di questo sono contentissimo, hanno a volte l'ingenuità oppure l'onestà di dire quello che pensano quando ci si confronta su un problema, ma io sono contentissimo di questa amministrazione. Di tutte e quattro. Non ho la sfera di cristallo, chiaramente un'amministrazione non è una cosa statica, è una cosa che si modifica, è una cosa che cambia a secondo la situazione politica, il consenso che riceve, il sostegno che ha in consiglio comunale, quindi io non ho la sfera di cristallo e capisco cosa succederà domani. Oggi questa è un'amministrazione della quale io sono soddisfatto al 100%, li vedo lavorare, come in tutte le cose, io sono una persona molto realista, come in tutte le cose penso che stiamo operando bene, non in modo perfetto, ma come ogni cosa che fa un uomo. Tutto, ci possono essere le cose, possono essere migliorate o possono essere migliorabili o possono essere perfezionate, e di conseguenza nel complesso però sono assolutamente soddisfatto e non ho in questo momento alcuna voglia o motivo di ragionare su cambiamenti, su variazioni, anche perché, come ho detto all'inizio di questa intervista, ho sempre detto, noi in questo momento abbiamo un obiettivo, superare l'estate in modo dignitoso. Siamo concentrati su questo, della politica e degli equilibri, che tra l'altro io credo di non avere grosso un problema fondamentale anche per il numero di consiglieri e per il rapporto che ho con i consiglieri, che sono tutti molto disponibili e tutti si rendono conto del momento che stiamo percorrendo, poi che ognuno abbia dei momenti di nervosismo o di insoddisfazione su un singolo tema, è pure giusto che sia così, perché diventa un pungolo per l'amministrazione, ma fondamentalmente questa amministrazione non viene contestata nel suo complesso. E quindi io credo che noi stiamo andando avanti nel modo migliore, e man mano che andremo avanti, se ci sono dei problemi li affronteremo. Però intanto continua a non assegnare l'incarico di vice sindaco, si dice perché parte del PD potrebbe essere pronto a richiedere dimissioni di Biviano? Io tutti questi ragionamenti non me ne sono fatti, l'ho detto e lo ripeto. Io ho costruito un'amministrazione per affrontare l'estate pensando che erano delle persone che lavorassero. Devo essere
chiaro, sono soddisfatto e penso di aver avuto ragione anche nel modo in cui l'ho fatto. Io ascolto tutti, ho ascoltato il PD, ho ascoltato le altre parti politiche, anche l'ho dimostrato quando ho fatto l'amministrazione, dove c'erano 10.000 sollecitazioni, io ho detto che lunedì avrei fatto l'amministrazione e lunedì l'ho fatta. Oggi ho detto che non mi occupavo di equilibri e di niente se non avevo prima affrontato e superato l'estate. In questo momento non vedo pressante la necessità del vice sindaco, perché stiamo lavorando nel modo migliore. Certo, se io dovessi trovarlo pressante domani mattina, perché per esempio mi devo assentare e non ci può stare un comune senza vice sindaco, non mi preoccuperei degli equilibri e lo nominerei, altrimenti lo sto rinviando a un momento più di tranquillità, dove discuterò con tutte le parti politiche, così come avevo promesso, superato l'emergenza estate. Bene, abbiamo completato, ringraziamo il sindaco del comune di Lipari, Marco Giorgianni, grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliaro e grazie anche a voi, arrivederci.